Ciao a tutti amici viaggiatori e bentornati su Viaggiamo Easy. Le vacanze di Natale sono finite da poco e non c'è niente di meglio che iniziare a programmare quindi i nostri prossimi viaggi. Oggi infatti voglio portarvi a scoprire una meta molto amata dai turisti di tutto il mondo. Esploreremo infatti l'isola di Rodi, che ha tutto ciò che si può desiderare per un viaggio estivo. Mare cristallino, villaggi dalle casette color pastello, castelli arroccati dove poter ammirare tramonti spettacolari, ma poi anche spiagge per fare windsurf e kayak, un'ottima cucina e anche locali dove trascorrere delle splendide serate. In questo video, infatti, vedremo quali sono i luoghi da vedere assolutamente durante la vostra vacanza. Prima di cominciare, però, come sempre, vediamo quali sono i prezzi medi che spenderete per soggiorno e volo, ottenuti comparando i siti online e le agenzie di viaggio. Vi ricordo inoltre che contattando la mail qua sopra potremmo aiutarvi a pianificare la vostra prossima vacanza. Ora però mettetevi comodi che stiamo per incominciare il nostro viaggio virtuale. Il nostro primo giorno visitiamo la Città Vecchia, una delle città medievali meglio conservate d'Europa. Circondata infatti da massicce mura difensiva, la città emana un'atmosfera di antichità. Le stradine lastricate, i palazzi gotici e le torri di guardia creano infatti uno scenario davvero affascinante che trasporta i visitatori indietro nel tempo. Uno dei punti salienti però della città è il Palazzo del Gran Maestro, un imponente castello costruito dai Cavalieri di San Giovanni nel XIV secolo. Il palazzo, oggi sede di un museo, presenta infatti architetture gotiche e rinascimentali e offre soprattutto una vista panoramica sulla città. Un altro luogo molto importante è poi la Strada dei Cavalieri, l'importante arteria lastricata che attraversa la Città Vecchia. Percorrendo infatti questa strada avrete infatti l'opportunità di ammirare edifici medievali che erano le residenze anche dei Cavalieri di San Giovanni. Il secondo giorno visitiamo invece l'Acropoli di Lindos, uno dei siti archeologici situato sulla costa orientale dell'isola. Questo antico insediamento è noto per la sua acropoli ben conservata, posizionato su una collina rivolta verso il mare Egeo. Giunti in questo luogo, saliamo subito sulla collina per raggiungere il tempio di Atena Linda. Questo antico santuario, costruito nel IV secolo a.C., è un capolavoro di architettura dorica, testimonianza della storia della regione. Lungo il percorso che porta al tempio di Atena si trova un propileo, un ingresso monumentale che conduce all'area sacra. Qui c'è poi l'altare dove si svolgevano le cerimonie religiose. Dall'acropoli potrete inoltre godere di una vista mozzafiato sulla baia di Lindos e sul mare Egeo circostante. La posizione offre infatti l'opportunità unica di ammirare il paesaggio circostante. Il terzo giorno ci rilassiamo invece nella splendida spiaggia di Zambica, una delle gemme nascoste dell'isola. Questa spiaggia è molto apprezzata per via dell'acqua cristallina e della sabbia dorata che si estende per chilometri. Immersa infatti in uno scenario naturalistico spettacolare, la spiaggia offre infatti un panorama mozzafiato con le colline circostanti e il mare Egeo che si estende all'orizzonte. È rinomata per la sua atmosfera tranquilla e rilassante. Se cerchi infatti una fuga lontano dalla folla, è il posto ideale per goderti la pace. Questa spiaggia è infatti sicuramente la tua scelta ideale. Anche durante i periodi più affollati riesce infatti a mantenere un'aura di serenità. Sicuramente però uno dei momenti più pittoreschi della giornata è il tramonto, quando i colori caldi del cielo si riflettono nel mare. Il quarto giorno visitiamo invece un'altra perla dell'isola situata sulla costa orientale. Ci dirigiamo infatti alla spiaggia di Stegna, la meta preferita per coloro che cercano un'atmosfera tranquilla e autentica. È infatti circondata da colline verdi e ulivi rivolte verso il mare. La spiaggia è caratterizzata da una sabbia fine e dorata che si estende lungo la costa. È infatti il luogo perfetto per trascorrere le calde giornate estive. Essendo dentro una cavea naturale, inoltre le acque sono spesso più calme rispetto alle altre spiagge. Vi consiglio quindi di noleggiare un pedalò o un kayak per esplorare interamente la costa. Concludiamo poi la giornata mangiando in una taverna nel paesino adiacente. Il pesce in questo luogo è infatti semplicemente delizioso. L'ultimo giorno visitiamo invece il porto di Mandrachi, un luogo incredibile che mescola storia e modernità. È stato infatti il porto principale di Rodi fin dall'antichità.
La caratteristica distintiva sono infatti i mulini a vento medievali situati sulla collina del Molo dei Cervi, che, costruiti durante il periodo dei Cavalieri San Giovanni, sono diventati poi il simbolo iconico della città. Sul molo settentrionale del porto si trova poi la fortezza di San Giovanni, un'imponente struttura difensiva che offre anche una vista panoramica sul porto e sulla città. Il porto è poi circondato da edifici storici, ristoranti, caffè e negozi e da un mix affascinante di stili che riflette l'influenza delle diverse epoche, dai periodi medievali fino a quelli ottomani. Passeggiamo in questo luogo mentre aspettiamo che il sole tramonta per fotografare questa vista spettacolare. Ora però, prima di concludere, come sempre è tempo di valutazioni rispetto a costo, cibo, sicurezza e attività. Per quanto riguarda il costo, attribuisco 4 stelle, essendo una meta vicina e con un costo della vita relativamente economico. Il cibo merita invece sicuramente 5 stelle, essendo questa cucina molto varia e salutare. In termini di sicurezza do invece 4 stelle, essendo una destinazione molto tranquilla, senza particolari fenomeni di criminalità. In quanto ad attività do invece 4 stelle, perché oltre alle spiagge spettacolari offre anche importanti siti archeologici e una vivace vita notturna. Il mio giudizio complessivo sono quindi 4 stelle. È infatti una destinazione straordinaria in cui trascorrere le vacanze, sia che siate con la vostra dolce metà, sia che siate con gli amici. Questo conclude il nostro video alla scoperta di Rodi in 5 giorni. Nel ringraziarvi per avermi seguito fino a qui, vi ricordo che offriamo anche consulenze di viaggio alla mail qua sopra. Ti invito inoltre a commentare con quali altri luoghi ti piacerebbe approfondire. Mi raccomando però, metti like per supportare il canale e soprattutto iscriviti per rimanere aggiornato. Io ti aspetto poi nel prossimo video.